Ben ritrovati, passiamo alle notizie di questa edizione. Bari. Sono 13 le ordinanze di custodia cautelare emesse nell'ambito dell'operazione condotta stamane dai carabinieri del Comando Provinciale di Bari contro una banda di narcotrafficanti che portava ingenti quantità di cocaina sull'asse Colombia-Spagna-Italia, ma anche sulla direttrice Napoli-Andria-Bari. 8 sono quelle eseguite finora, ma non è escluso che nelle prossime ore vengano perfezionate anche gli altri arresti. L'inchiesta è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Tra le persone coinvolte, una donna colombiana già detenuta in Francia, un grosso trafficante di Andria e diversi movimenti ritenuti vicini al clan Parisi di Bari. Tra i destinatari delle ordinanze, anche alcuni camionisti che approfittavano del loro lavoro per svolgere anche il ruolo di corrieri della droga trasportati dal nord al sud. Sì, un'importante operazione dei carabinieri del nucleo investigativo di Bari, che hanno questa mattina sgominato un gruppo delinquenziale molto attivo nel traffico di droga a livello internazionale. Si tratta di un traffico che riguardava la rotta Colombia, Spagna e Italia, per Italia Bari, ma anche la parte della provincia di Barletta e Antetrani. Era un traffico ben strutturato che andava avanti da diversi anni, ma con un lavoro molto attento e capillare da parte dell'arma si è riusciti a venire a capo di un sodalizio veramente efficiente nel territorio di Bari e provincia. L'attività è ancora in corso? L'attività è in corso, sono stati emessi 13 provvedimenti restrittivi, l'operazione è tuttora in corso e riguarda anche il sequestro di autovetture in uso a questi soggetti e ha riguardato esponenti anche del clan Parisi di Apigia. E sono stati arrestati nel corso dell'indagine diversi corrieri di stupefacenti, tra cui una cittadina colombiana che è tuttora ristretta in Francia. Quindi, e chi portava la droga in Spagna? Ma venivano utilizzati spesso dei camionisti che nelle loro attività, nelle loro occupazioni ordinarie, utilizzavano queste trasferte per trasportare lo stupefacente. Bari. Presso la Sala Miorà, piazza Ferrarese, 48 aspiranti chef si sono sfidati in 4 match da 12 concorrenti ciascuna e si sono cimentati nella mitica Mister Box, la celebre scatola di MasterChef che contiene gli ingredienti segreti che i concorrenti dovranno utilizzare per la realizzazione del loro piatto. I finalisti di ogni match ora passeranno al livello successivo e si affronteranno nell'insidioso Pressure Test. Questa è la prima tappa dell'evento promozionale per il lancio della terza stagione di MasterChef Italia, che dal 19 dicembre 2013, ogni giovedì alle 21.10, andrà in onda esclusiva su Sky 1HD, canale 108. Qua c'è tutto, dal pesce, l'olio extravergine d'oliva, le paste, qua c'è tutto, veramente una terra importante. Io nelle mie brigate di cucina che ho fatto in giro per il mondo, un cuoco pugliese l'ho sempre voluto, perché secondo me hanno una marcia in più rispetto agli altri. Taranto, presso Palazzo Ducale di Martina Franca, quinto seminario di progettazione partecipata per definire le modalità di adesione di Campania, Puglia, Calabria e Basilicata all'Expo di Milano 2015. La Puglia e la provincia di Taranto sono state prescelte per l'importante forum che stamattina Martina Franca ha gettato le basi per la progettazione partecipata in vista all'Expo 2015. Un tratto di attenzione verso il nostro territorio che sul tema dell'alimentazione, ma anche sulla tutela dell'ambiente e dell'educazione alimentare, può costruire anche un percorso di sviluppo economico produttivo differente e integrato. Taranto, presso Palazzo Ducale di Martina Franca, quinto seminario di progettazione partecipata per definire le modalità di adesione di Campania, Puglia, Calabria e Basilicata all'Expo di Milano 2015. La Puglia e la provincia di Taranto sono state prescelte per l'importante forum che stamattina Martina Franca ha gettato le basi per la progettazione partecipata in vista dell'Expo 2015. Un tratto di attenzione verso il nostro territorio che sul tema dell'alimentazione, ma anche della tutela dell'ambiente e dell'educazione alimentare, può costruire anche un percorso di sviluppo economico produttivo differente e integrato. Ai lavori ha partecipato l'assessore alle risorse agroalimentari della Regione Puglia, Fabrizio Nardoni. Expo 2015 rappresenta per l'agricoltura un momento importante. Il tema, lo conosciamo, è l'alimentazione nel mondo. Quindi considerate quanto è importante per la Puglia in questo momento esserci e continuare a raccontarci
Con grande piacere che questo evento si fa qui a Martina Franca, abbiamo spinto notevolmente affinché la Puglia potesse essere in qualche maniera anche protagonista e oggi abbiamo questa riunione importante qui, diciamo, dove raccogliamo tutta una serie di indicazioni da parte appunto dei soggetti che sono interessati del Meridione d'Italia e cerchiamo appunto di organizzarci e coordinarci per meglio mettere in campo azioni e iniziative al fine di partecipare all'interno dell'evento in maniera concreta, ma soprattutto partecipare non solo come si dice, mostrando i nostri prodotti, ma dobbiamo essere bravi a raccontare che cosa sono i nostri prodotti e quindi dobbiamo essere bravi ad organizzare eventi, non dobbiamo semplicemente limitarci a, come dire, a portare i nostri prodotti e a metterli a disposizione e soprattutto dobbiamo anche essere molto bravi poi a trasferire tutti coloro che vanno a visitare l'Expo, che vorrei ricordare che dura circa più di sei mesi, dobbiamo essere bravi poi a prendere questi visitatori e portarli nella nostra Puglia, in maniera tale da mettere loro nelle condizioni di conoscere dove si producono i nostri prodotti e che cos'è la nostra terra. Quindi questa è l'attività che noi stiamo cercando di mettere in campo. Ieri, lunedì 2 dicembre, presentato presso Villa Romanazzi Carducci a Bari, il soggetto politico La Puglia in Più, la convention regionale che dovrebbe rappresentare una sorta di passaggio di consegne alla guida del movimento La Puglia per Vendola tra il presidente Vendola e il senatore Dario Stefano. Il movimento nato nel 2010 e che ha eletto ben 5 consiglieri regionali ha avuto il grande merito di essere rimasto compatto e coeso in questi anni, mantenendo una propria identità politica all'interno della maggioranza che sostiene il presidente Vendola. Un movimento quindi che ha continuato a crescere in ogni provincia, eleggendo consiglieri comunali, rappresentanti delle istituzioni, contando anche su una sempre maggiore adesione da parte di molti giovani. Questa crescita grazie anche alla politica seria e responsabile portata avanti nell'attività in regione ha suggerito al coordinamento regionale che era assolutamente necessario non disperdere quel consenso. Questa crescita è quell'identità che in questi anni ha caratterizzato l'azione politica grazie anche all'eccellente lavoro svolto dal senatore Dario Stefano, già assessore alle politiche agroalimentari della Regione Puglia, lavoro che il nuovo assessore Fabrizio Nardoni sta portando avanti con la stessa intensità. Un'evoluzione, quella in atto, che si concretizzerà attraverso una spersonalizzazione del simbolo e un nuovo manifesto politico programmatico, appunto La Puglia in Più, che vedrà al centro dell'attenzione le tematiche che maggiormente sono sentite dai cittadini, vale a dire il lavoro, i diritti e la partecipazione, tutti i principi già punti chiave dell'identità politica del movimento, ma che anche saranno ulteriormente arricchiti e alimentati attraverso una più consistente e sostanziale attività politica. Senatore, da oggi parte una campagna partecipativa? Parte una campagna partecipativa per raccontare quello che abbiamo fatto e per provare a disegnare insieme ciò che ci resta da fare. Naturalmente la Puglia migliore. La Puglia migliore è soprattutto la Puglia che può migliorare, che vuole migliorare, che non vuole, ripeto, non vuole nascondere i propri difetti o le proprie criticità, non vuole nascondere la polvere sotto al tappeto. Io non ho mai nascosto nessuno dei punti di difficoltà o anche dei punti di opacità, perché cambiare è complicato, no? Noi abbiamo avuto risultati importanti in uno dei settori più corrotti d'Italia, che era la formazione professionale al sud. Abbiamo innovato grandemente gli strumenti di governo del territorio e di urbanistica, dove si condensavano interessi verminosi. Abbiamo provato a cambiare la sanità, siamo caduti, siamo inciampati tante volte, però non abbiamo fatto finta di niente. Noi ci siamo messi in discussione, abbiamo provato e riprovato a cambiare anche in quei settori e credo che il cambiamento è vero quando è una dimensione collettiva, quando è fatto di partecipazione, di confronto e quando c'è dietro un popolo. Non ci sono uomini della provvidenza, non lo sono io, non lo è Dario Stefano. La provvidenza è quando i popoli si danno coraggio. Grazie per averci seguito, arrivederci alla prossima edizione.